Buongiorno, sono un sedile di prima classe della tratta Tirano-Milano e voglio dire la mia sul trasporto in Valtellina. Voglio accusare i pendolari, soprattutto i giovani, che hanno un tenno nel rispetto della mia persona. Ma prima cosa, io non ho mai chiesto un tatuaggio. Io vi voglio bene lo stesso, però luatemi i vostri pieri futusa cuol e tenetelo in coppa pavimento. E poi, gentilmente, portatevi via le vostre schifezze. Fate accusi assai che a mio marito ha dovuto chiedere il divorzio e poi sono pure stato spostato al posto di finestrino. Rispetto, voglio, se vuoi rispetto. Penso che le ferrovie dello Stato mi forniscono sia direttamente proporzionale al prezzo che io pago. C'è stato un aumento del 20% nell'ultimo anno, ma il servizio non ha avuto nessuna miglioria. Una riduzione dei costi, tipo buoni sconto apposta per noi studenti che utilizziamo più mezzi di trasporto. Far riavvicinare la gente ai treni. Con questo intendo magari con delle pubblicità o magari anche dei concorsi particolari. Un'idea potrebbe essere che tutte le scuole della nostra provincia, quando si devono muovere per iniziative e dover andare in un altro posto sul territorio, iniziassero a usare i treni. Ho detto di andare a Milano, abbiamo investito un cervo al mattino e siamo rimasti fermi 2 ore. Sono arrivato tardi per fare il test all'università proprio per il problema che c'era un solo binario. I treni non vanno oppure c'è un guasto. Bisogna aspettare che arrivino 50 operai che riescano a farlo arrivare alla stazione più vicina dove ci sono 2 binari e aspettare che arrivi l'altro treno. Questo si potrebbe sicuramente evitare nel caso ci fossero 2 binari. Anche unire, per esempio, il fatto di andare in treno con il concerto, ossia se io dimostro di essere arrivato al concerto in treno ottengo degli sconti. Si potrebbero mettere anche dei treni, per esempio, al sabato sera, perché io e molti dei miei amici spendiamo molti soldi in taxi quando viaggiamo da una discoteca all'altra. Forse la cosa più necessaria è anche educare la gente che prende il treno, soprattutto i ragazzi più giovani, ad aver rispetto del treno. È una cosa molto difficile, però non tentarci di sicuro equivale a una sconfitta. Non lì su Facebook sta facendo una rivoluzione per una cavolata. Perché? Cosa fa? Pratica, tira fuori storia che i treni non vanno bene, che non li paga nessuno, che sono messi male, che fa freddo, sono sui vermi. Ma cosa sta dicendo? Ma dai. Ma sì, ma te lo dico io, guarda che quelli lì, per me è gente che va a fare anche la roba contro la TAV, te lo dico io con la gente lì. Sì, ma a parte quello, che io ho visto chi hanno intervistato, li conosco tutti, uno per uno, e quelli sono i primi a fare i danni, te lo ma dico io. Sono dei mangia bambini, te lo dico io, la Dnan lì, l'ho visto io salire sul treno, cosa fa? Ma che fanno? Cioè, quale bombolette, altro paga che... Paga neanche il biglietto, cosa che fanno? Poi non è che posso investire nei treni, per 11 persone. Come Svizzera che gli pagano il biglietto, cioè non è che qua sono marocchini, ma se i marocchini mica pagano i biglietti, ma poi solo loro non li pagano, perché noi invece siamo bravi. Poi pendolari, sai come fanno? Salgo tutti e lo spaccano, bruciano, fumano lì. Pagare il biglietto. Cari ragazzi, avete ragione, ma se con la scusa che non c'è la biglietteria salite sul treno senza pagare il biglietto, non lamentiamoci se poi sono sporchi, rotti e puzzolenti, se voi fate i portoghesi. A ognuno ciò che gli aspetta. Se vi vengono dati certi treni è fin troppo, a parere mio certa gente dovrebbe viaggiare sui carri merci, perché non vi è alcun rispetto. Un consiglio ai registi. Questi bei filmatini, forse, gli aspiranti registi, farebbero meglio a girarli quando assistono a qualche atto vandalico, che permetta di riconoscere gli autori dei misfatti, ad uso e consumo degli organi di polizia, li apprezzeremmo di più. Credo che la quantità di banalità e qualunquismo in queste frasi sia evidente. Per concludere dico solo che sono stati i primi commenti che sono arrivati, sono firmati o con sigle o sono anonimi e quando si è chiesto a queste persone di dare degli spunti di riflessione in sé, di fare un dialogo costruttivo, queste persone non hanno più risposto. Ciao, sono Francesco, sono portavoce dell'Associazione Mobilità Valtellina, nata qualche anno fa, nel 2008, per rappresentare i pendolari e gli utenti del servizio pubblico di trasporto in provincia di Sondrio. Ossia creare una sorta di pressione sulle istituzioni e su Trenord, che adesso è l'operatore, per ottenere qualche miglioramento concreto. Il video finisce qui, ma adesso tocca a voi
che dovete contribuire, dovete dare il vostro apporto in termini di proposte, in termini di idee per migliorare il servizio di trasporto. Serve quindi un movimento, diciamo, condiviso, un movimento di tutti i valtellinesi, perché è interesse di tutti migliorare il servizio e avere una qualità del servizio di trasporto che sia apprezzabile. Forse la più grande necessità è... Cazzo! Sì! Sto facendo un video serio! Cazzo!